Speed Race, l'ABC dell'energy drinking. Eccoci qua al fresco, si fa per dire, sul dondolo. Prima di parlare di Indy GP, Indianapolis, bisognerebbe parlare del dopo gara, di quella precedente, e del tempo passato da Brno. C'è evidentemente un caso Rossi, ma non se ne parla. La mia pretesa non è quella di dare addosso a Rossi o alla Ducati, ma che se ne parli. Invece la faccenda viene trattata marginalmente, insomma impastata così nei vari resoconti, un po' come se si dicesse oggi una bella giornata, la benzina è aumentata, l'Italia è andata in guerra. Non ho capito. No, c'è in guerra, ma chi? Così, una roba così. E viene mollata così la questione, in un momento come quello della pausa estiva, quando non ci sono gare, ma c'è tutto il tempo per riflettere e per fare notizie e gossip, pare ci sia una specie di veto a parlare del binomio Rossi-Ducati, ma ad alti livelli, ad alti livelli intendo il veto. Non so se voi ci avete fatto caso, al limite, come Flanders dei Simpson, ci sono dei problemini, forse un po' colpina della moto motina, insomma, ma nessuno che dice accidenti, la Ducati ha un decimo delle risorse delle giapponesi, ha mandato a quel paese Stoner, ha strapagato Rossi che sta floppando, ha bruciato la moto dell'anno prossimo, va più piano delle Ducati clienti, sta inanellando una serie di figuracce, nessuno ci spiega niente e non si capisce perché e per come. Quello che io chiedo è, secondo voi, per il cagotto di Stoner si è dato più o meno peso? Cioè, perché la Ducati non è mai stata messa in discussione prima del 2011? Perché Melandri non ha avuto mezzo appello? Insomma, giusto adesso qualcuno inizia a chiedere scusa a Stoner, ma è un qualcosa di eclatante. Quello che io non capisco è, diciamo, in situazioni simili, quando Biaggi arrivava solo terzo perché era Repsol, quando era Repsol era un incapace, e quello era un flop, e questo che cos'è? È quello che non torna, e questo, guardate che non ho detto colpa, binomio, nessuno vuole affrontare l'argomento e i mastini non si scatenano, sono pronti a cogliere i più piccoli particolari delle più piccole cose, ma questa no. Cosa fanno i cronisti? Cercano di mettere zizzania fra Stoner e Lorenzo, che non ci pensano nemmeno a litigare. Quello non vuole andare in Giappone, ha detto che tu vuoi andare, no? Questi si fanno i complimenti e insomma guastano la festa. Rompono i giornalisti le palline a Dovizioso. Prima di Indy, come pensi di risolvere le tue magagne in prova, quinto, e di aggiustare il tuo campionato, terzo? Magagne, aggiustare il campionato, cioè questo arriva dietro al campione 2010 e dietro a quello che sarà probabilmente il campione del 2011 e ha delle magagne. Ma non ha talento Dovizioso perché non ci fa divertire. A me mi diverte Dovizioso, è uno che guida bene, non si mette le parrucche, non fa la pubblicità, ma guida bene. Non è che uno deve fare la drag queen o il burlesque per essere uno che ha talento. No, perché la Honda deve essere riconoscente a Simoncelli e si deve sbrigare a dargli delle garanzie. Riconoscente di che cosa? Di aver impiegato 2 anni a salire sul podio, di aver fratturato uno dei piloti di punta e averlo messo KO falsando il campionato? Mi dispiace per Sicci, il cui talento non si discute, ma così viene danneggiato più che favorito. E a Dovizioso cosa dovrebbe fare la Honda? Portarlo a spalla tipo San Gennaro? Non capisco. Parliamo della gara. Un massacro, Stoner ha vinto a mani basse, Pedrosa ha dimostrato come il suo infortunio provocato abbia falsato il campionato, Spies va forte, Lorenzo tiene quando può, a volte vince, a volte non ce la fa, ma insomma comunque fa il possibile, è concreto, insomma, anche se a corrente alternata. Rossi passa un weekend, scusate, di merda, 14° in prova, durante la gara lotta con Abram, Edwards, Hayden, il momento più bello purtroppo per lui è quando cade Barberà e lo salva dalla figuraccia. Questo bisogna dire, poi di chi sia la colpa io non lo so. Facciamo i pezzi, facciamo gli approfondimenti, facciamo i sondaggi, anche le interviste, facciamole veramente. Troppo delicati, insomma, tutta questa capacità da cronista no, scompare. Quando si trattano certi argomenti, scompare. Quello che emerge televisivamente, guardando la sintesi, è questo. A un certo punto è lecito sperare nella disfatta di tutte le Ducati davanti e dietro a Rossi, così malcomune mezzo gaudio.
il talento di un pilota non si misura al traguardo ma dalla simpatia e dalle prove. Chiunque è meglio della seconda voce di Italia 1 sotto tutti i punti di vista. In televisione, ascoltando i vari commenti, si comincia a sospettare che il monogomma offra gomme diverse. Purtroppo Simoncelli ha sfiorato il podio anche questa volta, arrivando dodicesimo. La sua moto non è ufficiale perché i colori sono diversi. Altra cosa che si desume dalla cronaca televisiva è che Bautista non esiste, e che, questa è una cosa interessante, i risultati in Ducati non arrivano perché stanno già pensando al 2012, saranno contenti gli investitori del 2011. E poi un'altra cosa che si capisce, abbiamo imparato quest'anno, che prima era il pilota che contava, tranne Stoner quando vinceva, e adesso invece è tutto merito o demerito della moto. Insomma, dipende da chi vince o da chi perde, insomma queste valutazioni si fanno solo così. Boo.